Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento della domenica mattina con il format Caffè in Farma, sempre sulla nostra amata Zappaland. Come sempre vi ricordo che tutti i fine settimana, il sabato mattina e la domenica mattina, sono dedicati al crossplay, quindi multipiattaforma, naturalmente qui sulla mappa Zappaland, e ovviamente questo evento è dedicato agli amici del canale. Come sempre vi ricordo che vi basterà essere follower del canale da almeno 24 ore, no, in generale follower del canale, ovviamente avere bisogna avere anche almeno 15 anni per poter prendere parte a questa diretta e a questo appunto appuntamento dedicato al crossplay qui sulla mappa Zappaland. Approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che accorrete durante la settimana, ma come sempre ringrazio il mitico maestro La Zappa Storta che ha creato questa meravigliosa mappa, e ovviamente approfitto per ringraziare anche l'ultimo follower del canale che si chiama Nihal85. Grazie Nihal, benvenuto o benvenuta nel canale. Mi auguro che tu possa divertirti e naturalmente magari avere l'onore in qualche occasione di poterti avere in game. E allora, detto questo, cominciamo la nostra diretta. Eccoci qua, in stile radiofonico. Ok, ci siamo. E vediamo subito. Allora. Voilà. Allora, cominciamo. Guardiamoci un po' intorno. Allora, per chi non la conoscesse, adesso vi porterò a fare un giro virtuale all'interno di questa meravigliosa farm. Andiamo. E allora vi faccio fare un bel giro nel frattempo che inizia ad arrivare qualcuno. Per chi ovviamente non fosse, diciamo così, un assiduo frequentatore del canale, vi faccio vedere un pochettino la farm, questa famosissima Zappaland che ha creato il super maestro La Zappa Storta, che come sempre invito a passare al suo canale e a seguirlo. Allora, qui abbiamo la parte del dove c'è l'allevamento, quindi abbiamo i pugurella, le nostre pecore che piano piano crescono, i nostri cerbiatti da guardia che ci vengono a fare compagnia, abbiamo il pollaio o il gallinaio, questo qua. Al momento abbiamo soltanto 27
amici, e ultimamente ho fatto un po' di spese, quindi ne ho acquistati, ne avevo credo la metà più o meno. E ovviamente approfitto per ringraziare anche tutti coloro che hanno partecipato ieri alla live, e ringrazio anche Fernbus che ieri in via del tutto eccezionale ha partecipato alla live di Aleasso, Alegragia o Alegragia, che come sempre vi invito a passare nel suo canale, lasciare un bel follow e seguirlo. Mi raccomando, soprattutto attivate la campanellina. Qui abbiamo le mucche, mucche da latte al momento, quindi non abbiamo preso le mucche per la produzione. Quest'area qui in effetti è l'area che si trova a ridosso della farm, la parte alta del il terreno, quello grande. Babbo, voglio, detto questo, ah, poi c'è la serra qua, ovviamente. Ok, la serra è stata raboccata, perfetto. Ok, allora vediamo un po', mi sembra di vedere i mezzi. Ok, quindi probabilmente ci sarà qualche contrattino in atto. Noi ci mettiamo subito all'opera, ovviamente. Eccoci qua. Ok, ci siamo. Allora andiamo a vedere un pochettino cosa c'è da fare stamattina. Un saluto anche al mitico Macio King 82, a Pitti Bannato. Ah, qua c'è da raccogliere le balle. Arare il campo. Ok, allora luglio. Ok, Kevin, tutto Kevin. Un saluto anche al mitico Morino che ci segue molto spesso. A Maurizio, Max, ad Elisa e tutti i moderatori del canale. E qua io direi di far scattare anche un bel applauso per tutti 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 quanti voi che naturalmente con tanta pazienza mi seguite. A Radio Dab in questo momento stanno riposando tutti quanti. Oh yes, oh yes. Ah, io ho portato il cassone là perché... Why? In questo momento siamo molto in icona. Diciamo che stiamo cercando di far decollare l'azienda qua.
Allora, siamo con Zappa. Ok. Ok. Quindi quel cassone. Fammi switchare un attimo. Ok. Ah, qui c'è da cambiare. Ok, allora questa la lascio. Ok. Ah, giusto. Ottimo, meno male che ho switchato. Buongiorno a tutti, salve a tutti e benvenuti nel canale di Zio Dabba. L'unico canale pazzo che ti fa uscire pazzo. Oh yes, oh yes. Quest'ora qualcuno sta ancora sonnecchiando. Diciamo che io pure io un po' stamattina un po'. Me la sono presa un po' più con calma, ho detto. Prendo un bel caffè e ho detto quale momento migliore per prendere il caffè, ma soprattutto il caffè per eccellenza qual è? Qui, che ha fatto? Non funziona. Fatto fare una figuraccia. Riproviamo. Non va. Allora, scusate un attimo. Eccoci qua, allora scusate ma c'è stato un piccolo inconveniente tecnico. Ok, allora io direi di continuare, andiamo avanti. Rieccoci. Oh yes, oh yes.
Vediamo un po' chi c'è in chat. Chat, c'è qualcuno? Fatevi sentire sulle mani, anzi sulle tazzine di caffè. Caffè patacca, il caffè che spacca. Oh yes, oh yes. Oh via. Patacation, patacation. Oh yes, oh yes, Sean. Mi ero completamente dimenticato di questo contratto in sospeso. One more time. Se ne alright. Vediamo un po' se lunedì, o meglio sì, domani, quindi per martedì, riuscirò a portare qualche nuovo sound alert inno per un canale amico. Vedremo, vedremo chi toccherà questa volta. Mi raccomando ragazzi, sostenete i vostri amici streamer, chiunque essi siano, e se potete date una mano anche a farli crescere, soprattutto coloro che si stanno affacciando, diciamo così, in questo mondo. Quindi, alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Bonjour monsieur Drift, comment allez-vous? Prenez un bon café italien napolitain. Buongiorno carissimo Drift, buongiorno e ben ritrovato. Oh yes, oh yes. Ya, wunderbar. Vediamo un po' se funziona il comando. Va bene, allora facciamo gli onori di casa al nostro mitico Drift 3131. Se non lo conoscete, mi raccomando, andate e seguitelo. Oh yes, oh yes. E allora carissimo, com'è andata poi ieri la caccia? Ieri ho cercato di accontentare, di stare un po', di essere presente un po' nelle chat di tutti gli amici in Lives. Ottimo, ottimo ed abbondante. Se vuoi puoi anche venire in Discord. Nel mio Discord. Ma che qua non funzionano i comandi? Devo rivedere un po', forse Wisebot che stamattina sta sbottendo. Vedi, se vai sulla schermata
nelle informazioni del canale c'è il link per entrare in Discord. Voilà, bonjour. Willa Itta, carissimo, buongiorno a te. Lift, ma io non ti sento, non è che hai mutato per caso il microfono? Non ti sento, non ti sento. Vediamo un attimo le impostazioni, ma mi sembra di aver lasciato. Non mi senti? Ecco qua, sì. Ora ti sento. No, è che Discord ogni tanto mi leva le cuffie e mi mette un'altra option e non funziona. Ah. E rimettere io manualmente. Oh, capo. Luciano carissimo, buongiorno. Ben ritrovescio. Luciano. Mister Luciano. Che c'è da fare, dottor? Sto finendo una missione qua. Sì, Luciano, se vuoi vieni, tanto c'è tanto da fare. C'è assai, assai da farlo. Vediamo di trovare la partitella. Stavo finendo di mandare avanti la missione che ho lasciato in sospeso ieri mattina. Dub, mi ricordi il nome della partita? Dub Logistica 1 Twitch. Devi mandare la password. Zio Dab, tutto attaccato, tutto in minuscolo. Zio Dab. Sì, Zio Dab. Ok. Zio Dab. Buongiorno. Willa. Buongiorno. Buongiorno. Vi ho buttato giù dalle brande stamattina. Oh. A che ora ti sei svegliato? Ma io sono sempre mattiniero. Ah, ecco. Sì. Operativo. Alla faccia dei bicarbonati. Abbiamo già fatto un lavoretto con la zappa. Mo sono qua, mo tra poco arriva lui pure. Alice, buongiorno, buona domenica e grazie soprattutto per ancora il follow offline. Onorato, onore e piacere di averti questa mattina qui in live, che in questo momento c'è Luciano 1978 i ad iniezione elettronica, poi abbiamo Drift 3131, abbiamo anche il nostro Ita 2165, il nostro del canale qua, e benvenuto in questa gabbia dei matti. Eccolo qui, è entrato Monsieur Drift. Oh là là. Ma voilà. A password. Zio Dab, tutto in minuscolo e tutto attaccato. Ah, ma non me l'ha dato l'altra volta. È perché l'ho... Ma devo cambiare ogni volta. No, l'ho impostato adesso. Ah. Sì. Alice, anche tu giochi a farming? O diciamo così porti altri contenuti?
eccolo qua. Allora, mi sto scordando di darvi le opzioni qua. Quindi anche tu sei, diciamo così, un'appassionata di farming. Da PS4. Ecco, se vuoi, opla, puoi anche venire a divertirti qua in farm. Siamo in multiplayer qua sulla famosissima mappa chiamata Zappaland creata dall'amico e gran maestro la Zappa Storta. E a breve è con noi qui. Esatto, sicuramente stamattina ci verrà a salutare. Anzi, mi sa che stamattina verrà a fare un po', a gestire un po' con la baracca qua. Non ci sono problemi. Oh, mo verrà, tra poco arriva. Ottimo, non ci sono problemi, Alice. Diciamo che io invito sempre gli amici e le amiche del canale, soprattutto i sabato e la domenica, a passare un po'. Mi dai qualcosa di fare? Ok, ti lascio con la nostra Eliza. Buongiorno. Ok. Capo. Vedi, puoi buongiorno a tutti. Puoi anche trebbiare il campo. Drift, puoi andare a trebbiare il campo che sta sotto la farm, quello piccolino, che dovresti trovare già la trebbia a bordo campo. Io andiamo. Mi trovo un pochettino di qualcosa da fare qua. Grazie Alice, mi fa piacere. È proprio quello che avevo pensato ed ho pensato quando ho iniziato a fare iniziato a portare questo tipo di format. L'intento è proprio quello di creare qualcosa di rilassante, però allo stesso tempo cercare anche di creare qualcosa di familiare, rilassante, sai, un misto. E quindi sto cercando di, mi sto inventando quasi quasi un genere che io lo chiamo soft gaming. E quindi questo è soft gaming, una cosa che ti fa rilassare. Magari se guardi un video, che ne so, in replica su Twitch oppure lo guardi su YouTube, diciamo che se ti accompagna tra le braccia di Morfeo è cosa buona, perché vuol dire che l'intento è quello, e quindi riesce. E poi ovviamente cerco anche di creare contenuti adatti a tutti quanti, quindi non solo a noi più grandi, ma anche a persone, diciamo, di età più giovane, come la nostra mascotte Leonardo, il nostro Leo. E quindi nel limite delle mie possibilità cerco di avere un linguaggio anche corretto, e cerco ovviamente di far tenere anche un linguaggio corretto un po' a chi entra nel canale qua. Io ho finito il contratto campo 7. Ok, puoi raccogliere. Ma aspetta, ma te non ti ho dato il... Quindi non c'hai da dare niente indietro, no? I mezzi, questi qua, se mi sbaglio. No, e ha detto che questo è il trattore tuo, Elisa. Sì, hai ragione, sì, scusa. Hai ragione qua. Ok, l'aratro non lo so. L'aratro mi sa... Aspetta, mi pare che l'ho noleggiato, se non mi sbaglio. Fammi dire. No, è tutto di proprietà... Sì, quello è quello piccolino. Ok, non lo so, vuoi vedere se c'è qualche altro contratto? Vedi che ne ho preso un altro qua. Puoi salire a bordo. Dimmi tu stesso che campo? L'11 sto vedendo. Sì, vedi là, che... Sta facendo l'11. Ho già preso il trattoriello qua che sta nel parcheggio
di Gigino il Mechanician. Grazie, grazie Alice. Io faccio anche questo perché mi metto anche nei panni di un genitore che magari per stare un po' più tranquillo mette un tablet, un cellulare o mette davanti al computer un bambino e magari si ferma in una diretta e vede persone che dicono parolacce, usano un linguaggio scurrile e magari quella persona viene presa come esempio perché inizia ad intrigare. Dal punto di vista, diciamo così, pedagogico non è giusto e poi diventa poi qualcosa che va contro gli insegnamenti dei genitori e quindi è per questo che su certe cose sono un po' più rigido, soprattutto sul linguaggio che si utilizza sia in voce ma anche scritto, per cui cerco di fare del possibile e fortunatamente posso affermare che le persone che entrano in questo canale sono veramente tante tante tante, il 99,9% sono tutte brave persone, non usano un linguaggio scurrile, quindi è scoperto un altro lato del canale, ecco, diciamo così, di quello che vuole essere questo canale, offrire, diciamo, dei contenuti leggeri ma comunque adatti a tutti quanti e quindi in qualche modo cercare di essere un qualcosa che vada ad accompagnare e a rafforzare anche gli insegnamenti dei genitori e nel caso nostro diciamo così sui social, perché diciamo i più giovani non sanno che ciò che scrivono sui social è qualcosa, se scrivono cose buone sono cose buone, ma se scrivono cose non buone diciamo è qualcosa che va ben oltre l'insegnamento dei genitori e quindi cerco anche quando qualcuno non ha un atteggiamento particolarmente buono glielo faccio presente, ma non che io voglia sostituirmi ai genitori, sia ben chiaro che i genitori sono i primi educatori, però diciamo che secondo me come gli insegnanti sono i secondi educatori dopo la famiglia, allora io nel mio piccolo cerco di non di educare ma in qualche modo di far capire che il virtuale non è un gioco ma è qualcosa di anche realistico. Ragazzi, ma non vi sento, vi siete nascosti? No, ascoltiamo, oh. Ascoltiamo le belle parole che stai a dire. No, a un certo punto mi sono preoccupato, ho detto, ma che fine hanno fatto? No, ascoltiamo le belle parole che stava a dire. Ah, e beh, meno male. Ah, l'ho detto, è così. Anche questo è un'educazione, non parlare sopra un altro. Ah, vabbè, non vi preoccupate, tanto non è un problema. Dimmi una cosa, la paglia faccio balle? Campetto? Sì, grazie. O te la raccolgo così? Altrimenti fai una cosa, siccome ne abbiamo già raccolta altra sul campo 4, poi pure... Vabbè, lascia la paglia a terra, poi utilizzo la rata, perché tanto... Che magari se non mi... Non la devo raccogliere? Sì, senza che... Sì, che di balle ne devo andare a raccogliere... sul campo 4 che ne ho lasciate, quindi sì, thank you. Oui, Checco, mitico Checco, buongiorno carissimo.
Buongiorno a te, buona giornata e buongiorno, buona domenica e chi ne ha più ne metta. E allora io direi di offrirvi un bel caffè e questo è il nostro sponsor. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Tutto bene carissimo Checco, come stai anche tu? Hai già preso il caffettino? Anzi, diciamo, hai fatto già la colazione? O ti sei appena svegliato e stai facendo un po' di stretching sotto le coperte? Ottimo. Qua noi già ci siamo messi all'opera. Oh, sta luce sta. Aspidu. Messie Lucio, buongiorno. Anzi, mi è venuto a dare una mano. Grande Lucio. Hai detto di venire qua, ecco perché. Ottimo. Pensavo. Oh, hai fatto bene così. Ti avrei offerto. Fa una cosa, prendi il John D, rinvio quest'altro qua che è più piccolino. Non ho capito. Sali sul John D. Prendo quello tuo. Sì, prendi quell'altro là. Eccolo qua, il mitico Lucio. Almeno questo sì. Così ti diverti. E qua alla fine la radio è strettina. Ah, 16 anni. Ottimo, Checco. Se vuoi puoi anche entrare in partita qua. Se hai Discord sarebbe l'ideale perché riusciamo a comunicare direttamente, altrimenti puoi anche digitare in chat che io ti leggo a monitor. Ok, allora se aspetta, ma ti copio il link per entrare in Discord così. Ecco qua. Checco, puoi digitare un attimo il comando punto esclamativo followage, per cortesia, grazie. Ok, allora vedi che la partita su è in crossplay, si chiama Dub Logistica 1 Twitch e dovresti dirmi il tuo nick di gioco qual è, perché almeno quando mi appare qui a monitor poi ti faccio entrare. Mi serve soltanto. Ok. Quando entri poi la password è Zio Dub, tutto in minuscolo e tutto attaccato. Zio Dub, D-A-B. Zio Dub, allora che faccio su quel campetto di sotto dove ho trebbiato? Ci è richiesto calce. Vabbè, rullo e faccia calce, vedi che la calce ci sta, la trovi sotto il piccolo capanno, esatto, sì, dove c'è il silos, quello là di dove sta l'officina là. Ok, dunque la paglia non te la raccolgo. No, non c'è bisogno perché ieri ho detto ne abbiamo raccolta insieme a un bel po', esatto, sì, ci sono mi pare 6 o 7 balle da mi pare 10.000 litri o 7.000 litri, insomma ce n'è in abbondanza. Sì, cioè, ce n'è ancora un'altra scorta vicino alla stalla là. Ok,
che ovviamente prima di provare a fare l'accesso ti consiglio di controllare se hai fatto l'aggiornamento alle mod, se eventualmente ci sono delle mod che tu già hai scaricato e che non hai ancora aggiornato. E poi se non riesci ad entrare, perfetto, basta che vai nelle informazioni e poi clicchi su scarica mod. Poi una volta che hai terminato, ovviamente devi chiudere il gioco e riavviarlo per sicurezza. Certo Alice, tu se vuoi puoi anche entrare nel canale Discord, se vuoi puoi entrare tranquillamente dove vuoi, sei la benvenuta. Vabbè, nel rimorchio qua c'è il fertilizzante. Allora, uno a posto per la calce o devo svuotare quello? Sì, fai una cosa, svuota il cassone e poi dopo lo puoi andare a riempire di calce viva. Mi sembra che un po' di calce viva sta accumulata in quei specie di sacchi vicino il garage, quello grosso. Dovrebbe esserci qualcosa. Eventualmente poi puoi andare sotto il silos, quello lì, quello piccolino, sì, che trovi dietro la casa. Esatto, sì. Vai là sopra, quello ti fa acquistare la calce viva e la prendi. Questi qua dove te le scarico, il fertilizzante che c'ho dentro, il carrellino? Li puoi scaricare anche lì nel piazzale, che poi dopo eventualmente me li vado a sistemare con calma. Checco. Se hai una connessione non particolarmente veloce, non preoccuparti che tanto ne avrò almeno fino alle 12:30, quindi non preoccupare, ne ho ancora per un'oretta abbondante qua. Non preoccuparti, dai, che allora, se è così, siccome Alice entra, attivo un attimo la chat vocale, così almeno posso interagire anche con lei. Ecco qua. Esatto, tu per sapere quale mod è scaricato per ultimo basta che vedi la data, e in base alla data poi ti regoli e quindi vai le elimini, in modo tale da lasciare eventualmente altre mod che possono servirti nella cartella mod, ovviamente. Poi fai seleziona per ordina per data decrescente e ti escono le ultime scaricate. Ok Alice, buono buono, sta correndo allora. Alice, sì, effettivamente ne sono tante, anche se io poi alla fine ne utilizzo poco, perché la maggior parte le ho scaricate per partecipare alle sessioni di multiplayer con gli altri amici streamer. E ecco, ce ne sono diverse, tu magari provale, e se c'è qualcuna che ti può piacere, allora la lascio.
Tu sei su console, giusto, Checco? O sei su PC? Ciao Dab. Wella, buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Arrivo, scusa. Sì, sì, ma non ti preoccupare. Non ci sono problemi. Qua non corriamo. Altrimenti se corriamo il caffè si raffredda. A noi il caffè è venuto appena terra. Sì, di scaricare. Ah, sento un accento sardo. O sbaglio? Di dove sei? Che cosa si può sapere? Mi sembra di sentire un accento sardo. No, no, Puglia. Ah, Puglia. Puglia. Taranto? Provincia di Taranto? No, no, Poligna normale, ma te l'ho detto ieri. È vero, sì. Vedi che qui sono una smemorata. No, comunque. Sono proprio una smemorata. E ragazzi, abbiamo Checco direttamente dal paese dell'immenso Domenico Modugno, Mimmo Modugno. Ho detto tutto, ragazzi, come direbbe il grande Totò. Mister Volare. Che poi la canzone in realtà si chiamava Nel blu dipinto di blu. Allora. Ah, comunque questo che hai delle belle mod. Non è male, ce ne sono diverse che. Se infatti certo le lascio. Da provare. Tu sei da PC o da console? No, da PlayStation, perché ci sono delle mod esterne. Sì, perché altrimenti ti avrei consigliato qualche mod. Sì, lo so da PC. Sì. No. Dabbi, il campetto sotto fatto. Okay. Lo lascio così o te lo coltivo? Vediamo. Dopo è pronto solo per seminare. Vedi un pochettino al limite se c'è il periodo per seminare, tipo frumento, colza, queste cose qua, qualcosa che riusciamo a raccogliere. Però sempre te lo coltivo prima, o c'è la seminatrice che coltiva? Dai un'occhiata, se mi sbaglio la seminatrice è pure coltivatrice, se non ricordo male. Quella lì che trovi sotto il capanno. E per quella là ti consiglio di utilizzare il trattore, il Blade, il New Holland, che è un po' più è forte. Quello che stavo già usando. Perfetto. Allora, qui d'agosto si può seminare la colza, fino a settembre il frumento e l'orzo. Ok, allora un po' di colza quasi quasi la metterei là sotto, anche perché... Allora io lo coltivo e aspetto che passi il giorno per seminare. Ok. Monopoli Alice lo conosco. Cioè lo conosco nel senso... No. Per chi come me, diciamo... A qualche annetto si ricorderà anche del omonimo gioco Monopoli, quel gioco là che ormai quando arrivava Parco della Vittoria ci si sfregava le mani. Dabba, ma ho visto che la mod che si chiama Mano TGS è tanto fa, ma l'hai usata dentro al gioco? Cioè dentro a questa. Come si chiama? Man TGS Tank Pack. Non l'ho selezionata quella là. Ah ok, no, perché fa crashare quella moto. Non so, me l'ha detto anche un'altra persona. In realtà non l'ho proprio inserita. Infatti quando l'ho visto ho detto, ma no, spero che non mi fa crashare. No,
L'ho sentito parecchie volte. Comunque sta entrando, ci sono. Se mi dici la password che mi sei dimenticato, scusa, mi perdono. Zio Dab, tutto in minuscolo e tutto attaccato. Grazie. Non ti preoccupare, tranquillo. Tranquil, come dicono a bar. Tranquil, guagno. Sì. Non ti preoccupare. Vieni do. Vieni a te divertito. Ciò che state. Ci maffa, guagno. Guagno, ci maffa. Ciò che state. Sto coppa Luca la foglia. Saccio parlare pure un picca leccisi. Leccisi, non lo saccio parlare buono. Sì, sì, internazionale. Lupic. Sacca a parlare Nupica di tutti i dialetti dell'Italia, no? Se no non mi capiscono. Ci può fare, vabbè, però poi la Puglia ci sono diversi dialetti. Sì. Da paese a paese cambiano. Il foggiano pure. Però il foggiano, per esempio, ho avuto pochi amici di Foggia, però so che a Foggia si parla così, però è anche un po' partenopeo, diciamo così. Il fuggi di fuggi. Oh fugge. Oh ragazzi, è arrivato Maurizio Max, ragazzi, mi raccomando, battete le mani. Serietà. Massimo. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio. Italiani. Siamo multilingue, Mauri. E soprattutto se arriva poi fra l'altro. Mauri, tieni d'occhio la situazione che ieri verso quest'ora ci fu l'inferno. Ragazzi, cioè, secondo me c'è l'Elisa che sta monitorando la situazione. Tu non ti ricordi, io ieri il tempo di scrivere serve una mano, non si capì più niente. È vero, sei arrivato tu. Non riuscivi a leggere, perché erano di continuo, papà, sì. Manetta. Ma sì, non mi era mai capitato di vederlo. Ragazzi. Ma infatti all'inizio credevo che fossero capitati, sai, i raid, tipo lo fa Coviros o lo fa Chiara. E ti arrivano quei 5 o 6, poi dopo è arrivata una raffica e non si è capito più niente. Poi mi pare Elisa o Maurizio hanno detto: vedi che questi sono dei bot. E allora là, voi live non l'avete notato, ma io mi sono allertato un pochettino. E la prima cosa che ho fatto è detto: fammi vedere se posso risolvere il problema. Però nel frattempo, i super moderatori del canale, che ringrazio 10 volte. Si sono subito attivati. Date una medaglia a questi moderatori. Checco, switch su un trattore, sennò rimani bloccato, che il zio Dab ha messo il silos multifrui proprio al posto sbagliato. Dove ti vai a incastrare? Non è entrato ancora, infatti. Arrivo. Ecco qua. Ok, grazie a Drift, infatti non riuscivo. Prego. Okay. Dab, quanto passi il giorno, c'è tutto pronto per seminare la colza. Ok. Ti lascio tutto vicino al campo. Sì. Zio Dab, che posso fare? Vuoi venire a fare un po' questo lavoretto che sto facendo sul campo qua? Nel frattempo mo scendo al mezzo così puoi switchare qua. Ok, vedi qua. E sul campo, se man mano che switch vedi che dovresti apparire qua. Io nel frattempo mi vado a fare qualche altro contrattino. Io? Che posso fare? Ecco. Vedi se c'è qualche altro contrattino e così lo fai tranquillamente. Devo arare, giusto? Sì, esatto, grazie. E Alice, diciamo che ieri per evitare che qualche bot potesse fare danni, ho inserito la stringa per la chat solo abbonati. Infatti poi dopo l'ho tolto. Allora, questo è calcina. Faccio presto oggetti. Sì. Okay. Ma per la missione dici? Per la missione, sì, coltivazione. Sì. Ok. Non posso.
reattivi. Ah, aspetta un attimo. Se meno male che Maurizio c'è, papà zum, Maurizio c'è, zum, Maurizio c'è, zum, Maurizio Max, zum. Ragazzi, comunque Maurizio Max se la canta e se la suona da solo. ha messo il suo sound alert, il suo inno. Ah, ragazzi, come si dice a Napoli, sono numero. Rift, possiamo fare una cosa al limite. Dimmi tutto. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Al limite, se ti riesci a tarare prima il campo, almeno così nel dubbio, perché io solitamente lo aro sempre, perché andiamo. Questo qua sotto? La Rathros sta qua, vedi, è quello là. L'ho visto. Che è l'unico mezzo, okay, che può tirare la Rathros, è proprio quello là. Non c'è problema. Thank you. Faccio subito. Allora, mezzi usati. Niente di particolare. Mezzo piccolo, ma 100 cavallucci qua. La vedo difficile fare qualcosa. 9. Quante cose? 24.000. No. Allora, quasi, mi vado a raccogliere un attimo le balle sul campo 4, che va a finire che me le scordo là. È successa una strana cosa comunque ieri, Alice. Oh, ma tranquilla che non ti avrei... Mannato, non avrei avuto. grazie. Oh, ragazzi, c'è Morino, il nostro super moderatore qua. Ciao Moreno, buongiorno. Per chi non lo conoscesse, cosa improbabile, Moreno. Ciao Moreno. È un personaggio molto, è un moderatore molto conosciuto qui nell'ambito di Twitch, e siccome in questo canale si può fare la pubblicità ad altri canali, ecco, lui Moreno è un altro bravissimo streamer ed è il moderatore del canale di Nick November Yankee Kilo numero 3. Ovviamente, come sempre, vi invito a passare nel canale sia di Moreno, ma anche nel canale di Nick, anche dei Midicatch Robby Mel 81, ovviamente, e vi invito, e invito anche voi amici di YouTube che state guardando questo video, naturalmente, ad andare nei canali che vi ho appena detto, di lasciare un bel follow, e magari solo su YouTube, quando vi iscrivete ai loro canali YouTube, commentate i loro video e ovviamente mandategli i saluti di Zio Dab. Il mitico Moreno, ragazzi, cioè, ma vi rendete conto? È un grande Moreno. E scusatemi se poco. Allora, io ho finito l'11, raccolgo gli Everons. Ok. Ah, così si libera anche un contratto. Ok. L'ultimo contratto. Sono rimasto a piedi. Al campo 23. Corriamo, facciamo due passi. Facciamo ginnastica. ginnastica del domenica mattina. Ragazzi, visto che voi state in chat, allora, chat, amici che state in partita, che dite, la vado a vendere questa paglia? Vi faccio vedere quante ce n'ho a deposito. Allora,
La vendiamo oppure la teniamo? Allora, ma vi faccio vedere quanta pace abbiamo depositata da queste parti qua. Allora, mo saliamo. Vi faccio vedere. Poi lasciate. Questa erba non latti? Per il momento no, perché ce n'è un bel po'. Allora, allora, questi qua sono 11.000, quindi sono 66.000 litri di paglia più questa che sta qua. Chat, che dite, ragazzi? Se switchate un attimo la live, così vedete anche la situation anche voi. Allora, situation paglia, chat e amici che siete in partita, ci abbiamo qua a deposito. Sono 5 qua, e insomma sono 20. Maurizio dice la vendi. Ah, se la vendo, vediamo. Ma il periodo di vendita della paglia fieno insilato è a gennaio, dicembre-gennaio. Però diciamo per recuperare pure qualche Everons, perché effettivamente ce n'ho parecchia. Allora, vediamo un po' il prezzo, che effettivamente dalla regia mi dicono, vedi? Allora, mercante di bestiame 103, là sono, quanti litri sono? Vediamo un attimo. Questi sono 4, 7, sono circa 77.000 litri di paglia qua. La paglia ne ho raccolta perché ho fatto una bella scorpacciata. Ok, Mori, non ti aspetto. Allora, aspettiamo che rientra Moreno, così faccio una bella cosa. Moritz, stamattina il caffè purtroppo non sta andando. Allora, vediamo un po' se è rientrato Moreno. Dovrebbe essere a breve, dovrebbe terminare la pubblicità. Allora, qua qualcuno mi ha detto di venderne un po'. Poi vediamo un po', scorriamo un po' la chat e vediamo la chat cosa dice. C'è la DAB. Ya, eccoci, sei rientrato, Os. No, in pratica si è staccato il wifi, quindi sono crashato, quindi a campo sì, non ho terminato di arare. Se... Vabbè, non ti preoccupare, non mo vado io, grazie. Ok. Non preoccuparti. Allora, raccogli sassi, dove ce l'hai? Raccogli sassi, aspetta, raccogli sassi, ecco, quello dovevo acquistare, giusto. Allora mi presento al negozio. Esatto, allora io direi, siccome la spesa la devo fare buona una volta e per sempre, prendiamo quello dai 52.000 Everons. Dab, io devo uscire un attimo. Ok, vai tranquillo, vai. Ehi, grazie, poi ci sentiamo dopo. Allora ragazzi, visto che così zio Dab tutto attaccato e tutto in minuscolo, Alice. Allora ragazzi, io direi di andarla a vendere, perché visto che abbiamo fatto sta spesa qua, almeno sì, recuperiamo qualcosina. Però sì, sto rientrando la paglia, non è che è un grande... Drift, ti ho perso? Ci sono. Ah no, dicevi, scusami, abbi pazienza. Ah, è rientrato. Ci sono. Sto a recuperare la raccogli sassi. Raccogli sassini. Ah, ok. Che adesso ti faccio il colpo. Drift, comunque sto rientrando, quindi nel campo si termino io, non ti preoccupare. Ok. Macho King, buongiorno e ben ritrovato. Ciao Macho, buongiorno, buona domenica.
Ciao Maggio Peng. Maggio, se ti fischiavano le orecchie, non ti preoccupare, ero io che ti stavo facendo pubblicità. Oh, tranquillo, amore, non ti preoccupare. Qua al momento mi dice che il segnale è ottimo, quindi può darsi pure che è un problema. Potrebbe essere un problema dovuto alla connessione, boh, i server che si saturano. Eccolo qua. È switchata ed è sparita. La nostra Alice. Morin, qua sto Twitch ogni tanto fa un po' di capricci. Ogni Twitch è un capricci. Andiamo a vedere un pochettino, a far vedere un po' gli amici e le amiche qua che sono venuti stamattina a sorseggiare questo caffè patacca che stamattina. Esatto, Caffè patacca, il caffè che spacca. questo caffè patacca che il nostro Maurizio Max ci ha offerto. Qua abbiamo il nostro drift, che si diverte a fare il drift, ragazzi. Ovviamente io, come sempre, ve lo dico, passate nei canali degli amici qua e lasciatevi un bel follow. Ovviamente lasciate un bel follow soprattutto a chi, diciamo così, non è un po' timido a fare lo stream anche senza webcam e senza microfono, perché magari vede che ci sono poche persone. E allora così almeno facciamo sì che possano anche loro divertirsi. Alice, mi senti? Non ti sento, Alice. Neanch'io. Allora, Ah, ma Alice. sta nella chat del gioco. Eh sì. Allora, Alice. Dovresti andare nel menu del gioco. Quindi con il tasto ESC, il menu, scusami, da console. Allora dovresti andare nel menu dove, ok, più che altro io non riesco a sentirti, era più che altro per riuscire a comunicare anche con te. Comunque, se stai guardando la live, ecco, basta che metti queste opzioni qua. Fai attività vocale e poi metti chat vocale al 100% e volume registrazione voce al 100%. O eventualmente, se non ti va di parlare, allora non va niente, io ti leggo comunque sulla chat della Lives. Allora qua, eccola qua Alice. Ovviamente per entrare nella devi schiacciare su entra in farm, perché adesso non sei ancora entrata, quindi forse è per questo che non ti fa sentire, non mi fa sentire nulla. Eccola qui la nostra Alice, benvenuta e grazie. Puoi switchare un attimino su un mezzo qua, così, anzi, quasi quasi me lo tolgo questo silos da qua, altrimenti ogni Lo volta, sposti un pochettino. sì, anche perché altrimenti ogni volta che entrano qua si bloccano. Ci facciamo prima una doccia di un po' di tutto. Eccola qua Alice, guardate com'è scattante. Fa ginnastica di domenica. Buono, buono. Appena arrivata in farm, subito si è attivata. Ragazzi, ma il campo sì che sto arando è un contratto. Sì, credo di sì. Vediamo un po'. Sì, è un contratto.
Ok, perfetto. Eccola qui la nostra Alice, benvenuta in questo pazzo manicomio qua. Allora, puoi prendere anche un contratto, ce n'è un contratto... Campo 23 mi pare che è l'ultimo che è rimasto, di coltivazione. Sì, allora, mo facciamo un piccolo tutorial con la nostra Alice. Allora, prendiamo in mezzo a noleggio. Alice, non so se sei pratica di questa mappa. Adesso andiamo al concessionario, andiamo a ritirare il mezzo che abbiamo noleggiato. Nel frattempo, se vuoi, puoi fare anche un giro. Anzi, ti porto a vedere la farm, Alice. Ti porto a vedere la parte di sopra qua, che non ti ho nemmeno fatto gli onori di casa. Allora, questa parte qui, qua sopra, praticamente questa mappa l'ha creata l'amico La Zappa Storta, quello che io chiamo il presidentissimo. Buongiorno. Oila, Ale Asso, yeah, yeah. C'è anche la nostra amica Alice qua, la nostra nuova amica del canale. Le stavo mostrando un pochettino la farm. E allora, buongiorno, buongiorno. Ecco. Oggi sono in ritardissimo, scusami, la tab. Tranquillo. Allora, qua abbiamo le nostre belle pecorelle che ci faranno un bel po' di lana qua. Gallinelle. Ovviamente il nostro maestro La Zappa Storta non si è risparmiato proprio niente. Ha fatto una bella spesa che è varsa all'impresa. Poi qua abbiamo una bella serra dove poter raccogliere un po' di prodotti. Questi sono i campi a ridosso della farm. Dopodiché abbiamo la nostra super stalla per le mucche, con il trigger per il miele, ovviamente, che ho posizionato qua. Ok, Morino, grazie ancora per essere passato in Lives. Thank you, thank you. Ciao, Morino. Alice, qua devi sapere che Zappa non si è contenuto, ha detto ma qua devo spendere e espandere, e quindi ha messo la stalla questa qui robotizzata, automatizzata, che praticamente io devo mettere soltanto gli ingredienti e poi fa tutto da solo. Quindi è come avere il robot da cucina, uno mette gli ingredienti, quello mescola, fa la salsa e che cuoce. Ma Alice, io non la sento, possibile? Sì, non la sento. Non parla? Sì, esatto, quindi la leggo ogni tanto. Dopodiché, qua ci abbiamo la stalla dove ci vanno i maialozzi, che al momento non l'ho presi perché più che altro perché non producono un granché, e quindi mi sono limitato a quelle che al momento mi producono sia del concime, ma ovviamente anche del buon latte. E allora, Alice, adesso andiamo un attimo dal concessionario, andiamo a prendere il mezzo per iniziare l'avventura. Allora, possiamo anche switchare con ci facciamo una corsetta, va, visto che Alice la vedo molto scattante. Allora, Dab, ho raccolto i soldi, ho finito di arare, cosa posso fare? Porto il trattore fino a farm? Sì, faccio vedere un pochettino ad Alice alcune cose. Ok, allora arrivo in farm. Ok. Allora, facciamo così, Alice, sulla mappa andiamo e switchiamo andiamo direttamente al concessionario con il teletrasporto. Perfetto. Allora, Alice, il mezzo da prendere è questo qui, Bli.
l'attrezzo da utilizzare, esatto. Allora, questo dovrebbe essere il contratto. Quale contratto hai preso tu? Scusa, ma era l'8, giusto? Mi sono scordato il nome. Come non fai più live qui, Macho? Che dici? Che è successo, ragazzuoli? What's? Sto sbagliando una trotta a fare qua. Zodab, il campo 4 lo aro? Sì, grazie. Ah, c'è anche Gianluchino. Ya. Yeah. Hello? Ho salutato, hello? Però tu non mi hai sentito. Ok. Ma io, sai che a mattina... Ragazzi, sì. Scusatemi un attimo, comunicazione di servizio. Qualcuno deve aver preso il contratto sul campo... come si chiama qua? Campo... Allora, un contratto solo, qualcuno il 23 o l'8, perché io non mi ricordo quale che ho selezionato per... No, oh. Io non ho preso contratto. Forse qualcuno è uscito dalla partita. Ok, allora questo lo lascio ad Ale. Io? Ti lascio, se vuoi, ti lascio questo contratto qua da fare. No, io non ce la faccio a entrare stamattina. Ah, vabbè, non è un problema. Manca 20 mezzogiorno, dai. Non ci posso stare 5 minuti. Ok, vabbè, non ci sono problemi. Allora lì ci andiamo a... Vediamo un po' uno di questi campi. Il campo 23 dovrebbe essere. Ok, allora, se sali a bordo del mezzo... Vengo oggi se ci sei, Kiko, perché... Non ti preoccupare, io sta giusto stamattina. Non ti preoccupare. Comunque ho visto il lavoro che hai fatto. Hai fatto un grande lavoro. Ti piace? Hai fatto un lavoro incredibile. Ma il problema è che non l'ho fatto io, l'ha fatta la maestra. Ah, però hai imparato bene ad utilizzare. Io ho segnato come si usano gli attrezzi. O Sarraji, o Sarraji, o Sarraji, ben nutratto. Io, e copparregge, copparregge, simuleto, quando guida ce fa caputta. Grazie per il Sarajippen. Allora, io sono più attento. Ok, mo terminiamo questi ultimi contratti qua, altrimenti fai una cosa, mo vado al campo 23 con Alice e poi vuoi switchare con il mezzo e al limite vedi il campo 8 da lavorare. Insomma, sono rimasti questi due campi qua. Tanto quello comunque me lo dice effettivamente se il contratto è quello, sì. Che è il suo edab, l'ho fatto io. Figurati se la signora sta fino alle 2:30. Vabbè, ma l'artista si vede la mano dell'artista, eh? No, del figlio dell'artista. Sì, almeno abbiamo recuperato quello spazio là. Sì, ho ottimizzato. Sento un tabere. Sì. E poi oggi c'era, cioè al mezzogiorno c'è anche la partita, quindi ero... E vabbè, allora quando è così non ti preoccupare. Alice ha lasciato. Sei caduto, Alice? Dai, non ti preoccupare. Rientro, fai il piccolo tentativo. Andiamo a seguire Alice, Alice. Ah, vabbè, vedi se riesce a rientrare un'altra volta. Ok, questo contratto lo sta prendendo con questo mezzo, ottimo. Mi pare. Dai, che... tu sul John Deere?
Lo puoi prendere, tanto ad Alice se appena rientra la faccio salire qua su questo qua. Va bene, dove devo andare? Su Vedi il campo 8 è rimasto, sarebbe nella parte alta. sì, ho Save Alice. Hashtag Save Alice. Vengo oggi, Dab, se ci sei. Fai oggi, no? Oggi pomeriggio no, però Ma no, se... allora vieni da me. Eh sì, faccio sicuramente un saltino, visto che ho fatto quel bel parchetto, ma in effetti quella è quell'area antistante Esatto, quella che hai fatto tu. la Tu hai parte fatto di... una parte, io ho fatto l'altra. Ah, ottimo, perché almeno così possiamo anche posizionare altre produzioni là, che è sempre buono, perché... Effettivamente quello spazio Intanto quello così, spazio là è quella è l'erba che avevo piantato. no, così ma sarebbe stato anche un peccato fra l'altro lasciarlo così, perché però ti sei messo piano piano, eh. E meno male che tu dici che 3 ore. e meno male che tu dici che sono quello là pignolo, ma hai fatto un lavoro incredibile e l'ho visto anche ben livellato, il vialetto d'ingresso. Ho fatto qualcosina anche al terreno. Diciamo che ho appianato quel pezzo lì. Quel pezzo dove c'è la roccia l'ho appianato. Quello là, quando devi raddrizzare il livello dell'asfalto del terreno è un po' complicato perché devi creare una bella superficie, la devi smussare e poi livelli, smussi, Esatto, dove ho livelli, messo il smussi. cancello ho cliccato prima su livella, poi su smussa, poi prima su Esatto. livella, poi su smussa un po' di volte. Devi fare così, poi Quello del cancello. dove trovi eventualmente una bozzetta, allora tu la fai sollevo, abbassa Vabbè, lo vedrai in base. poi oggi. Intanto, se magari ho fatto qualcosina Vabbè, tu dici diciamo di di male, qualche correzione. me lo aggiusti, Vabbè, sì. Che ritocchini qua, diciamo, tu sono. sei per fare quelle cose là, sei bravo. Ci metto pure parecchio Io tempo. bene o male ho fatto un po' di guarnizione Sì, alla mappa. quello il livellamento è bello complicatuccio. Veramente bello complicatuccio. Eh sì, quando mi sono accorto di aver messo i cancelli rimanevano un pochettino sbilenchi. Sì, Allora devi. ho aggiustato il terreno e bene o male mi sembra di aver fatto bene. Poi. Eh sì, ho visto dalle foto che ti sei messo veramente con l'impegno, con il Eh sì, io ieri, massimo. prima di finire, sono andato, ho tomato le foto e sono andato a Infatti ho visto l'orario delle foto. Hai visto? E quello poi, sei come me, quando inizi a fare una cosa Lo volevo finire e mi metto prima di andare a là. dormire. Lo volevo finire per così almeno oggi era già tutto a posto. Tanto non ho da fare nulla, quindi ne Ragazzi, c'è la devo zappa. approfittare. Ce la faccio io? Sì, fagli tu gli onori di casa. Signor Zappa. Oh yes, oh yes. E caro mister la zappa storta, buongiornation, buongiornation. Adesso parte anche l'applausation. Oh yes, oh yes. Buongiorno la zappa. Tutti lo conoscono come mister. Oh yes, oh yes. Voi bravi ragazzi, buongiorno. Qui, buongiorno ragazzi, benvenuti nel canale. Qui, bravi ragazzi. Sono bravissimi questi ragazzi, allora. Buongiorno carissimi, quei bravi ragazzi. Eccoli qua. Sciutti, sciuttino. Come dicono quelli che parlano molto bene. Oh, Alice, lascia a te l'onore. Così. Buongiorno ragazzi e grazie per questo grande onore. Porca vacca, ma mi anticipi sempre, mi anticipi. Va. Eh,
Cazzerola. È la reattività. Mi anticipi sempre. È la reattività. Io metto la mia manina, faccio le carezze io. Tac. Tac. Comunque, per chi non conoscesse Aleasso, io gli amici, quei bravi ragazzi, li osservo, sono dei bravissimi streamer, ovviamente, cari ragazzi. L'ho appena seguiti. C'è Siamo anche, mica qua a pettinare i bravi ragazzi noi, eh. e ovviamente c'è anche il nostro Aleasso, che eppure è un super asso, quasi La fighting. manica. Ragazzi, a Grande quanto pare anche voi, macho bitch. Maciovic, e soprattutto quei bravi ragazzi, anche loro, se non ricordo male, portano i contenuti, quelli lì, su farming. Quindi anche loro sono, a quanto pare, se non ricordo male, sono, come dire, avanti della terra, e quindi anche loro sono molto, ma Sono av molto, avanti della terra? Bene. sono molto avanti, fra l'altro, so che a breve arriverà loro un'attrezzatura spaziale direttamente da una Cowboy. realtà, come si dice, una realtà aumentata. Capito niente, ma ok. Ok, Vin. Si è capito lui. L'importante è che fanno tanti Everons. Sì, giusto. Poi tutto il resto è, come dice Moreno, nel dubbio, cipolla. Nel dubbio, Cipolla. cipolla. In questo caso, nel dubbio, io direi di offrire loro un bel caffè Bel di caffè. quello Questo lì, caffè, io bello non ho ancora robusto. visto la mail Caffè stamattina. patacca, il Magari caffè che spacca. mi è arrivata Esatto. la finanza e non lo so, Un devo bel vedere. caffè patacca per gli amici, per quei bravi ragazzi. Quelli là che sono cattivi, invece, gli facciamo bere la ciofeca. Chat, mi dici? Niente, la partner non è ancora arrivata. Ogni Aia. giorno guardo. Chat, mi dite un pochettino com'è la Lives, se ogni tanto Scusate. gracchia, si frizza, si... Se gli devo dare il caffè a questa live qua, al Twitch show. Opla, lei Alice è la nuova, è la new entry. New entry, È la new entry del... insieme a Michele ieri, Yeah, esatto. sono i due new entry. E lei è la... Posso dirlo in maniera ufficiale che è stata la prima donna che ha praticamente inaugurato questa Varcato la pappa. zona della zappa. Esatto. Quindi facciamo un bel inchino. Salto. Ed inchin è il nostro salto orsacchiotten, orsacchiotten. Carezzina, Yeah? carezzina. Facciamo un po' di orsacchiotten. Non ti preoccupare, Alice. Non siamo matti. È tutto normale. Esatto. È tutto normale, non ti preoccupare, è tutto a posto. Quando entra qualcuno, Gli ho fatto anche la carezzina, vedi? io faccio Con la sempre carezzina. il salto Tac. dell'orsacchiotten. Non ti preoccupare, tranquilla, Alice, tanto qua stiamo fra amici. Mi sentite? Un po' bassino, ma ti sentiamo. No, io sento bene al Allora un presidente. attimo che ti alzo No, no, aspetta. Chi è entrato? Chi è entrato? Monsieur, la zappa è storto. Presidente. Ah, Monsieur Talevano? Eh oui, non hai sentito? È entrato, praticamente si è fatto il picchetto d'onore da solo. È Monsieur entrato. Talevano, bonjour. Hai capito? È da un bel po' che sto cercando di chi gli Ah, piace ma pure. padre. Si sa, non si sa. Aspettate, guardo un attimo il microfono che gli ho preso. Alice, vado un attimo a far vedere anche gli altri amici cosa stanno combinando di là. Io faccio uscire il video Eh oui. su YouTube. Sur la chaîne YouTube.
Oh là là. YouTube, yeah, yeah, yeah. La chaîne YouTube. Poche 24 ore che vidéo su Twitch. Ils sont déjà passés 24 heures depuis que tu es allé en direct. Oh là là, c'est très bon. Un attimino. Oui, il est maxi bon, il est bon. Bien joué, mon garçon. Eh oui. Per Dab Logistica 1, ma chi è? Oui, là, monsieur Macho King. Macho King, Macho Kingovic. Oh là là. Buongiorno. 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 Ma, buona domenica, giovani. Voilà, carissimo. Buona domenica a te, caro Macho King, yeah yeah, anzi no, quelle alle assoa, yeah yeah. Un caro saluto a tutti e benvenuti a Radio Dab. In questo momento non so cosa stiamo combinando, anzi sto andando a controllare quei briconcelli cosa stanno facendo. E allora, con la voce da DJ anni 70-80, andiamo a vedere che stanno combinando. La gallina canta. Mi sentite ora? Adesso meglio. Yeah. Macho, ma canta sola sola? Non vuole andare a scuola. Ma ecco, ha lasciato il carro. Ciao a tutti. Con le balle. Questo lo lascia qualcuno che entra. Ciao Macho, cosa ti è successo che non vuoi fare più niente? Non faccio no, niente, niente. Qua siamo a parlare. Qui dobbiamo parlare di Super Dab. Non farci arrabbiare, Ovic. No. Sono qua in allegria da Super Dab. Io non c'entro niente. Ok, ok. Che poi fra l'altro vi faccio vedere anche una cosa. Qui è sparita la targa qua. Sparita la targa. Sono sparite le targhe. Ah, questa era Macho King. Vabbè, ora sparerà. Ai, adesso non puoi andare più per strada. Ho c'è la penna, eh. Qualcuno ha preso le targhe. Chi è stato? Secondo me è stato Vitti. C'è stato un furto di retarghe. Pitti. Mi sa che Pitti è stato così geloso che ha detto quasi quasi vado a togliere le targhe. Messie Pitti. E oui, Pitti dai. A proposito di Pitti dai. Sembra che fa guai. Quasi quasi, lo faccio suonare un po'. Vai da Zio Dablo, vai dallo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King, dimmi a quant'è chi vai la vede. Bitti dai, quando c'è vai vai, bitti dai, quando c'è vai vai. Ma quando c'è vai live, giustamente, Pitti, Pitti, chi è Pitti? Niente ragazzuoli, c'era l'alert perché non riuscivamo a parlare. Scusate ragazzuoli, io mi dimentico ogni tanto di avvisarti di avvisarvi quando alert e tutti quanti si alzano. Che alert in napoletano significa cammino, stessa cosa da me succede. Esatto, infatti ieri ogni tanto alert e tutti quanti. Poi quando finiva diciamo. Chi è ora che ha fatto sta Super Map? Chi può essere il Super Gran Maestro qua? Mica pinzellacchere. Ora ho capito che ci sono 30 secondi di slargo quando tra una alert e l'altra. Esatto, in effetti sì. Dove che devo andare? Di qua. Facciamo anche vedere un pochettino del lavoro. Ragazzuoli, io vado a mangiare e ci vediamo per le tre che poi c'è la partita e non ci riesco a passare. Buona carica Pappadorio, carissimo, tanto qui. Grazie ragazzi. Ciao Ale. Ciao ragazzuoli, ciao a tutta la chat, un abbraccio. Scusa il ritardo, ragazzi. Ciao Ale. Non preoccuparti. Ciao. Vai tranquillo. E mangia ciao, anche ciao, per buona me. Domenica a tutti. Ci vediamo dopo. Dab. Ci vediamo su Discord per 2:30. Ti va bene? Quarta alle 3. È sempre il solito orario. Sempre 3:30. Allora, 3:30. Più o meno sì. Per quell'orario lì arrivo tranquillamente. Grazie, Mauri. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Buon ciao. Appetito. Grazie anche a te. 3:15. 3:15. Ciao, 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 ciao. Grande Alice, la prima volta in multi.
facciamo, diamo anche il benvenuto, facciamo il nostro salto dello sacchiotte. Porta fortuna. Qui Drift, ti sento pienissimo io. Dicevo, ti sto a fare il tuo lavoro. Ah, grande. Stavo usando il tuo mezzo, cioè pensa un po'. Quale il onore. Il tuo attrezzo, immagini tu. Cioè, è un onore. Pensate, quello in realtà dovete sapere che a Macho King è entrato in partita, ha detto mo io sposto il mezzo, con la scusa di spostare il mezzo e ripararlo io vado a togliere le targhe così lo rendo anonimo in realtà, ma in realtà tutti quanti lo conoscono e riconoscono quel trattore e quindi quando lo vedono gli fanno l'inchino, fanno così, voilà, e si abbassa orsacchiotto, gli mette la targa Drift 31-31 31-31 fine mese. E allora adesso ritorno un'altra volta dalla nostra amica, la nostra new entry. Ma non c'era una mod con un altro raccoglisassi un po' più grande? O sbaglio? Forse era solo per PC? Sì, credo solo per PC, sì. Ah, ok. Infatti è per questo che non l'ho preso. Quella l'ho vista. La posso utilizzare da Midicaccio nella serie che sta portando Midicaccio, che come sempre, ah, okay, per voi che state guardando questo video su YouTube, ovviamente nella descrizione del video troverete anche il canale, il link per andare a seguire il canale di Midicaccio, RobbyMel81, Nick e Moreno, mi raccomando passate nei loro canali se non li conoscete, cosa improbabile. Lasciate un bel follow e soprattutto lasciate i miei saluti, ovviamente, su YouTube. Perché siccome non tutti, in tutti i canali si possono nominare altri streamer, ecco, solitamente su YouTube si può fare. Qui un bel like e sostenete gli amici streamer. Ma soprattutto, come dico sempre, date una mano ai più piccoli. Oh yes, oh yes. Ma Zappa, che l'ha messo? C'ha problemi col microfono? Può darsi che ha mutato il microfono. Io pure andato di là un attimo. Voilà. Io ragazzi vado a mangiare. Buon appetito, Macio. A farvi un piccolo saluto, Vince. Ok, Macio, grazie per avermi onorato di averti avuto qui su Discord. Yes, oh yes. Buona domenica, ciao super, ciao a tutti. Ciao, Macio, buon pranzo, buon appetito. Buon appetit, monsieur, 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 mesdames et messieurs, buon appetit a voi. Macio King. Macio King, allez, allez, Macio King, allez, allez. Ragazzi, ma voi sapete cos'è che bolle in pentola? Nella vostra pentola? Un bel sughetto. Ah, dite. Con la coteca. Con i polpettini, con la salsiccia. Diciamo ragù. Fiumi. Ah, no, un sugo normale col polpettine di carne macinata. Ah. La salsiccia. È una bella coteca involtita nella salsiccia. Cioè la salsiccia involtita nella coteca. Ottimo. Ah, è qualcosa di eccezionale. Dimmi una cosa, zio Dab. I sassini dove le metto? Li puoi scaricare anche nel piazzale. Poi a proposito, devo mettere anche. Non ce l'hai il silos multifrui, no?
No, anzi, quasi quasi. O ce l'hai quello che fa la calce? Ah, proprio, no. È proprio quello che voglio mettere. Bravo, mi hai fatto ricordare. Allora, io aspetto te lo metti così ci scarichiamo direttamente dietro. Ottimo, bravo, mi hai fatto ricordare una cosa. Giusto. Mi sentite? Sì, no. Un po' malissimo, però ti sentiamo, Zappa. Un po' malissimo sarebbe? A tratti. Un po' robotica, forse è dovuta alla sì, connessione o Discord che è un po' così. No, un po' migliorato un po'. Allora, questo dove lo posso mettere? Allora, vediamo un po'. Quali metti, Dab? Quello che fa la calce? Sì. Sto vedendo dove posso posizionarlo. Allora. Quello abbastanza grandino. Eh sì, quasi quasi. Lo potresti mettere di fronte al silos? No? Di lungo? Lo spazio è stretto. Allora direi di... quasi quasi lo vado a mettere... sopra? Sì. Ok. La parte superiore, perché... ipoteticamente potrebbe essere proprio un posto. Oppure vuoi più? Allora, questo no. Ah, qua si deve livellare. Aspetta, allora no, non voglio toccare qua. Un attimo. Allora, questo. Aspetta, aspetta. Ya, ti sentiamo. Aspetta un attimo, Jean-Luc. Che fermo forse... qua la ferma. Che sto vedendo un attimino. Qua non ti do fastidio, no? No. No, no, non ci sono. Allora, quasi quasi. Mo vengo un attimo. In farm, così vedo meglio dal vivo. Vai, io so proprio. Altrimenti che... posso fare una cosa, lo metto giù qua, sì. Il distributore lo sposto. Ok, mi sa che lo metto proprio qua giù. Abbi pazienza. Oh, tranquillo. Sono sempre un po' così quando fa queste cose. Allora, mi pare produzione. Ecco qua. Ok, Alice. Va benissimo. Ok. Come mi sentite ora? Forte e chiaro. Fortissimo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, muoviamo un po'. Aspetta, ti devo abbassare io però questa volta. Puoi pure avvicinarti qua. Ah, intanto grande Alice, grande la nostra Alice. Allora vedi Alice che puoi anche riscuotere il contratto, puoi anche chiudere il contratto. Vediamo un po', se ora mi fa entrare dallo zio Dab. Vado a vedere questa nuova mappa che non conosco. Ma mi sa che ti sta crescendo in asuna, eh. Oh, non l'hai mai vista sta mappa? Non l'ho vista mai. Sempre il nome è sempre... no, mi dice che mi manca qualcosa. Cosa ti manca? Cosa non 40. Cosa che 40. No, no, Chicco, avevi messo in muto il tuo audio. No, eri in muto, Chicco. Esatto. Alice, grazie ancora per essere passata. Poi ti dirò come attivare il microfono. Insomma, quello basta farlo direttamente nel menu come ti avevo accennato. Poi con calma lo facciamo. Ovviamente poi sulla Zappaland questa mappa la porto in multiplayer il sabato e la domenica. Quindi sia il sabato mattina che la domenica mattina, quando hai tempo puoi anche passare tranquillamente e onorarci ancora della tua presenza. Grazie ancora Alice, mi auguro di rivederti molto presto, molto presto. Ho quasi terminato qui, Dab.
Okay. Un po'. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Va benissimo. Allora, contratto completato, perfetto. Ma Alice c'è ancora qua in farm. Ok, allora la vado a raggiungere. Ah, oh, mi sa che ho lasciato Alice a piedi. Aiaiai. Dab. Ya? Dimmi. Ma... hai... mi sa... accettato un contratto per tavolo terminale. Scendere dal tavolo. Cerca un po', non posso più. Ma. Aspetta, io dovresti avere. No, no, non c'ho più il. Ah, ma l'avevi terminata il lavoro? No, no, stavo terminando. Aspetta, infatti, ti avevo detto. Scusa, aspetta, guarda. Il campo per... che la... aspetta, dovrei avere l'attrezzo direttamente nella farm. Ah, eccolo qua, il coltivatore. Eccolo qua. Mo te lo switch, te lo metto in mezzo a piazzale così. Ok, Alice, grazie ancora per essere passata a trovarmi. Anzi, a trovarci. Sei e sarai sempre la benvenuta nel gruppo della zappa. Arrivo, ma il gruppo è il tuo, perché dicimi il tuo? Perché siamo una grande famiglia, capito? Esattamente. Ovviamente, Alice, se ti invito a passare nel canale nel canale della Zappa Storta, ora ti metto il link, così se magari lo segui, che è un bravissimo streamer, oltre ad essere una persona brava come tutti quanti noi, è anche un leader. Grande. In questo momento sono anche molto positivo. Ma è sempre meglio essere... Infatti, Zappa, come stai? Vai meglio? Vai meglio? Vai un po' meglio? A momenti. A momenti. L'importante è stare piano. Meglio. Esatto. Mi scusi, signor Drift. Dimmi. Non avevo visto che stavi lavorando. Sono passato in mezzo al campo. No. Stai tranquillo. Apposta. Ah, vedi, Zappa, Alice già ti segue. Quindi Alice, ho... Alice, l'amica Alice Schiva, che stamattina mi ha onorato della sua presenza, è già una tua follower. Sì, me l'ha messo, me la ricordo, sì, era entrata. Poi il problema è che da me c'è sempre il bordello. Grazie. Ora mi ricordo. Grazie Alice, cerchiamo di... come vedi, siamo... anche se non ci conosciamo proprio da tantissimo tempo, però siamo diventati un gruppo e poi ci sentiamo a casa quando andiamo nella live di uno, insomma. Non ti sentire mai... non ti senti, come dire, solo uno spettatore, ma quando partecipi a questo tipo di live, ecco, uno è un po' come abbiamo cercato di impostare tutti quanti noi, il nostro format è quello di far sì che chi guarda e segue le nostre live o i nostri contenuti si possa sentire anche parte integrante dei nostri progetti. Poi Zio Dab, abbiamo avviato anche altri a fare live, poi. Giusto. Sì, presente, ovviamente sì. Presente. Esatto. Ragazzi, 11.000 euro, scusatemi se è poco, ma abbiamo recuperato quasi un quarto delle spese della macchinetta qua per raccogliere i sassi. Buono. Ottimo ed abbondante, direi.
Ti posso dire una cosa, Dab? Anche secondo te. Me metti pecore e la filanda e con i tessuti ci si guadagna un botto di soldi. Infatti è una delle cose che devo fare qua. E devo anche, mi sa, acquistare qualche pecorella in più, perché la lana per il momento è un po' poca. Oh. E poi se c'hai le mucche, no? Sì, latte, caseificio, prossima spesa. No. Ah. Scarica il BGA in modo che costa un po' meno, invece che 400 e passa. È piccolino, non è che produce tanto. Ma comunque, 9.000 euro al giorno. Ah. Io... Ah, è giusto, perché mi sto confondendo con l'altra mappa. È giusto, sì. Dici quello lì nelle mod qua. Cioè, mod produzione. Ah, non quello. Sì, no, c'è la mod. Okay. C'è una mod, è uscita da poco. Io l'ho scaricata, io l'ho provato ieri, l'ho messo. E ti posso dire che... 9.000 euro e fa il digestato. Quello mi serve qua per fare il il digestato serve per fare anche il fertilizzante dopo con la raccolta liquida solida. Sì, infatti quello mi pare che ha un tasso di fertilizzazione più alto il digestato rispetto a quello chimico, diciamo così. Sì, molto meglio. Poi devo chiedere anche all'amico i piani. A proposito di piani, mi ero proprio scordato di far partire il sound alert qua. Allora, dove sta? Ecco qua, piccolo spot per il nostro amico. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. No, pertanto io Piani te non bio. Riparmi, sa? Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Scusa, mi dicevi, Zappa? Dico, tanto che scarico le mod, io stendo anche i panni. Ah, ok, vai. Stendi i panni, il sole l'asciuga. No, mi sto appena dentro casa. Però questa canzone te la ricordi? Sì. Mamma mia. Però non posso uscire a stendere i panni, ma a fare sul stendino di casa. È vero, sì. Mamma mia. Dopo perché sono troppo positivo, no? E i vicini non vogliono. Giusto, il sole asciuga. Ragazzi. Se qualcuno ci sente canticchiare questa canzone, dice: ma che stanno cantando questi? Ma che canzone? Per noi è roba vecchia. Ma vecchia assai, vecchia. Di più o meno. Ero figlio. Sto messo male. Mitico Drift. Zappa, ma a te stamattina non ti fischiavano le orecchie? Ma mi sono fischiate anche più di una volta, mi sta nudo che faccio. No, perché ogni tanto ho detto la zappa storta, il presidentissimo non ci viene a trovare in live o cosa. Ho detto, ma vediamo un po'. Sono stato, a parte ci ho avuto un momentaccio. Mi senti? Sì, sì, sono lontano. Ti sento. Ci ho avuto un momentaccio con raffreddore e tosse. Ahia. E allora ho detto, dico, adesso aspetto un po' a Natadab. E intanto guardavo Macio che era in live su quell'altro canale. Su quell'altro compartimento, quello rosso. Sì. A guardare Macio lì e niente, insomma. Poi ho acceso il camino e mi sono trasferito
col computer tutto quanto in sala. Ho smontato tutto il computer e ho portato in sala. Ah. Non sta al camino, così sto più caldo. Effettivamente, freschette, pure oggi qua, io con la finestra aperta, però comunque si sente che l'arietta è bella frizzantina. E speriamo che arrivi presto sta primavera qua, almeno così ci iniziamo un attimino a ripigliarci. Arripigliati! Come dicono gli amici romani, come dice anche Sara Gippen. Anzi, è Gippen. Comunque, ho detto, ho un'idea per fare un altro inno, l'inno del gruppo. Non posso svelarvi in che modo lo farò, però sarà sicuramente divertente. Ok, ragazzi. Poi, ad esaurimento contratti, poi andiamo verso la chiusura della Lives. Ci andiamo a preparare per fare una bella carica pappatori. Zappa, ma tu oggi hai previsto qualche Lives? O vai ad improvvisazione? No, no, oggi pomeriggio sono da Covinos. Ah. Stasera da Mitico Robby. Caspiterina, caspiterina. Ho fatto 7 ore ieri. Ieri hai fatto una bella tirata. Ieri sono. Ieri era tutta improvvisata, ho detto finché regge la voce. Ma tu un po' d'acqua, una bottiglia d'acqua vicino dovresti averla, vero? Perché altrimenti rischi di avere la bocca impastata e la gola che brucia. Cioè brucia, è fastidioso. Ho una cassa d'acqua, ieri ho bevuto 3 litri. Ah, e vabbè, quindi hai fatto tanta plin plin. Plin plin. Diciamo che sono svariate volte a far plin plin, sì. Ah, e vabbè. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, chi? Drift. Dimmi. Che drift fa il drift? Il nostro drift è le drifteur. Si dice le così? Drifter. No, in francese si le dice drifteur. Mi ricorda. E di a me sono tutti residui di memoria. Dimmi, ma dimmi. La tua amante che fine ha fatto? Chi? Il tuo amante che fine ha fatto? Oh mamma mia, ma me lo puoi badare? Ti metto come moderatore ma me lo bandi a vita, per favore. Mamma mia, non si può più con quello. Un bordello, ti facevo, esci dal Discord. Un bordello ha fatto. No, dove va lui fa sempre casino. Mi pare che da te ha fatto casino su Discord ieri, no? O sbaglio? No, non usciva. Non arrivava a uscire, no? No, non... diceva esco e poi si ti chiacchierà. Allora così, guarda, sei uscito. Ah, grande Lupino. Quello è fenomenale, se non esiste quello... si deve solo inventare. Fa sempre piacere, guarda. È molto simpatico, mi ricordo anche di quando è stato in una delle tue live drift, lui ogni volta che diceva delle parolacce gli facevi dare 10... Sì, sì, no, ma con lui ho fatto così, ogni parolacce sono 10 bit, sennò... E anche non si mantiene, a me... Cioè, L'unica cosa che fa è il linguaggio colorito. Però è simpatico. Non ho capito, Zappa. Come drift? Non ho capito quello che hai detto, Zappa. Dico, l'unica cosa è il linguaggio colorito. Sì. È una cosa proprio... Vabbè. È una sua caratteristica, l'importante è che sì, lo fa presente. Il suo linguaggio di... Sì. Infatti è per questo che io cerco, come dire, di... Ci sta pure che uno magari, come dire, possa scappare, va bene. Però effettivamente, diciamo farlo sempre,
non è proprio il massimo. Poi soprattutto, diciamo, per noi che cerchiamo di portare prodotti adatti un po' a tutti quanti, allora ha un peso. Per chi poi fa sul proprio canale, ognuno può fare quello che vuole e si assume le proprie responsabilità. Ah, ma io, però... io ce lo dico sempre, sul tuo canale fai, fai come piace a te, a me non mi interessa, però quando stai in live con me sul mio canale ti devi mantenere. Almeno contenersi un pochettino. Perché... Si mantiene 5 secondi e dopo parte. Allora quello fa allora a me, io non è che lo... No, a me mi fa piacere quanto viene, è sempre benvenuto, però... A voi a dire sempre le stesse cose, dopo di cioè, come lo fai capire alla gente questa cosa qua? Diciamo che uno quando è abituato a comportarsi, a parlare in quel modo, diventa effettivamente difficile, però almeno l'importante è che uno lo fa presente, che no, diciamo... Dimmi, scusami. La password dove la trovo? Zio Dab. Ah. Siamo quasi in conclusione, però vieni che così... Oh, vabbè, voglio venire a vedere un po'. Vieni. Che io poi ho messo anche... Aspetta, mettere i messaggi. Sì. Eccolo qua. Ancora deve entrare. È entrato anche il presidente. Ci mettiamo sugli attenti. Dai, su, Dab, su. Io ti ho finito sto campo, ti manca solo da seminare e da rullare dopo. Grazie, tanto poi lo facciamo con calma sabato e domenica prossima, per qua. È già tanto quello che fate, soprattutto il fatto che mi sei venuto a fare compagnia questa mattina. Qual è il problema? Questo è un onore. Onore e piacere mio, carissimo. Drift. Anche mio. Io aspetto, sento Dab. Perché? C'è la chat vocale. Aspetta, ma la disattivo la chat vocale. No, disattivo io, ce l'ho io accesa. Aspetta, vai. Fammi salvare la partita. Wow, se non avessi fatto. Io ho finito di lavorare. Ok, se vuoi venire un attimo sul campo 4, così poi ci raggiunge anche la zappa assorta. Trattori abbandonati. Non ti preoccupare. Fammi sistemare io. Può sistemare tu col... Ok. Sì, sistemo, sì. Raga, non vi preoccupate, andate. Mi diverti un po'. Hai detto, Dab? Se puoi venire sul campo 4, qua dove c'è il drift, così salutiamo gli amici e le amiche che ci hanno seguito e vediamo pure un poco... Bollettini. Ah, io ci avrei anche un'idea. Io direi di fare il ride a front mod. Ragazzi, che è un altro bravissimo streamer, molto bravo, e gli ha fatto anche i sound alert, quelli lì con il comando alla zappa storta. Allora andiamo in farm, dai. Abbi pazienza, Drift se n'è andato là. Stavo andando a scaricare gli assassini. Sì, mo veniamo in farm allora. E dopo venevo di là. Tranquillo. Visto che siamo anche oggi siamo in tanti, io cerco di dare una mano agli amici streamer che non hanno stile, che stile particolare, un numero particolarmente grande di follower nei propri canali, e quindi so che siccome dimmi tale, scusa, no, un momento di mangiare. Facciamo vedere un po' questo drift. Guarda che qua ci viene un raffreddore incredibile se ci butti l'acqua addosso. Non volete una piccola doccia? Tanto siamo a luglio, fa caldo. Io qua c'ho con l'abbigliamento pesante qua. sto facendo la sauna. Devo capire perché tieni il cappello di lana, però vabbè. Quello è stile. Ragazzi.
si era quasi buggato. Tale, secondo te dove si può mettere il distributore di benzina, la mod? Perché io lì ho messo il macchinario per produrre calce vive, dall'altra parte c'era di fronte alla c'era il distributore di benzina. Tu dove lo metteresti e mettilo? Ma la fabbrica o il distributore? No, il distributore, quello piccolino. Ah! Michal, buongiorno, sei arrivato giusto in tempo che qua ti facciamo un bel shootout. Nihal, grazie grazie per il follow, Nita. Qui sotto la ragione, dopo. Nihal, grazie, ovviamente. Cazzo, staccia. Vediamo un po'. Metti stesso tu dove tu sai che è più comodo venire a fare carburantation. Qua, dove sto io? Allora, dove sta? Ah, eccolo là. Vediamo la... Vicino all'ipotitrice. Ah, ok. Mettilo là. Hai piazza stesso tu. Oh yes. Secondo me il presidentissimo la sta girando sotto sopra, a destra e a sinistra, inclinazione, e qua ci vorrebbe Brixia, il comandante Brixia, il nostro pilota di aerei. Vediamo se riusciamo a disturbarlo mentre progetto. Ma secondo me lui sta in modalità drone. Oppla. Proviamo a fare un po' di elemento di disturbo, ragazzi. Vediamo un po' se lo disturbiamo. Guardate come sta concentrato. Non si distrae. Neanche se ci inginocchiamo, non si distrae. Devi dire su cattivola. Si fa troppo meno. Ok, allora, grazie di tutto. E devo mettere io, ha detto. Sì, metti. Allora, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati in live. Nihal, Framaghi, ringrazio Drift, ringrazio Talebano, ringrazio tutti quanti voi. Adesso andiamo a fare il ride a Front Mod 1-0. Buona domenica, ragazzi. Ciao Drift, ciao Zappa, ciao Dan. Ciao, grazie ancora. Ciao, ecco, ciao. Buona domenica e buon pranzo. Allora, per voi che state guardando questo video in live, vi chiedo la gentilezza di restare sintonizzati e andiamo a fare un ride a Front Mode 101, che è un bravissimo streamer. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione termina qui e naturalmente questo video sarà disponibile su YouTube martedì alle ore 12. Allora, proviamo a fare il ride, ragazzi. Chat, vi chiedo la gentilezza di restare, così andiamo a fare il ride Front Mode 101. Vediamo un po'. Perfetto. Quindi per voi restate nel canale, che così guadagnerete 250 punti. Grazie mille a tutti e state buono. Why you? Ciao. E vai con il nostro spot pubblicitario dell'azienda I Piani Bio. Ciao a tutte, buon pranzo. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro.
Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.